E ben ritrovati di nuovo su Review You. Oggi vado a recensire per voi questa spianatoia in acciaio alimentare. Cosa vuol dire acciaio alimentare? Non che lo potete mangiare, ma che è ideale per appunto lavorare al di sopra prodotti alimentari come la farina, le uova e così dicendo. La potete utilizzare, come nel mio caso, per la panificazione, per gestire e manipolare gli impasti al di sopra della pizza, perché è comodissima. Davvero si muove benissimo ed è facile da si muove benissimo l'impasto, e quando andate a pulirla basta veramente un panno umido e si pulisce come niente rispetto appunto alle spianatoie di legno. Ma potete anche, come dicevo prima, utilizzarla per qualsiasi genere di lavorazione che volete andare a fare, sia per quanto riguarda la pasticceria, ma anche per dire per fare degli gnocchi. Andate a lavorare al di sopra, è davvero un prodotto utilissimo e pesante, ma non troppo, quindi la alzate comodamente con due mani e la riponete via, oppure la lasciate direttamente sul banco. C'è anche un bordino che vi permette di bloccarla, e nel mio caso ovviamente avevo deciso di acquistarla anche con una specie di alzatina per evitare che la farina andasse al di là. Comunque ci sono diversi modelli, magari vi lascio un po' di link in descrizione di Amazon dove potete orientarvi nel trovare diverse spianatoie. Secondo me è un prodotto davvero utile se poi lo abbinate anche al raschietto che vi faccio vedere subito, il taglia pizza che ho già recensito. Se non avete visto la recensione ve la lascio in descrizione. Quindi lo andate a pulire così e comunque ci lavorate al di sopra l'impasto, e anche gli impasti con alta idratazione, ad esempio della pizza, si lavorano davvero benissimo, non si appiccicano ed è facilissima da pulire. Se avete qualsiasi domanda non esitate a pormela, vi lascio il link in descrizione e di diverse spianatoie che potete acquistare su Amazon comodamente, non solo, e vi aspetto per la prossima recensione. Usciranno nuove recensioni, se non sono comunque già uscite, di prodotti pensati per la panificazione e per la pizza, davvero utili, testati nel tempo. E quindi se avete voglia iscrivetevi al canale. Alla prossima review!